And all right, I started it. Live on Facebook. Just make sure show on tweets. Is preparing it, the live stream. Hi, everyone. So my name is Frances Gonzalez from Visit Wines. And today we are here with Alessandro from Tarantine and Giovito from Vegramaro. So we are going to let Alessandro talk with him because the language barrier, but you still understand because it's a great wine and that's all we need to know. Okay. So Alessandro. But I'll let you take it from here. Thank you very much. Ciao, everyone. I'm Alessandro. I'm so glad to be here with Gianvito from Feudo di Guagnano. It's an historical winery in Salento, in Lecce, where really I'm from. So this is my first time that I present a wine from my hometown, which is Lecce. So I'm... Even I can feel a lot of emotion, and I'll let you to introduce. Gianvito. Ciao, Gianvito. Ciao, everyone. Ciao, from Salento. For me the best part. The best part of Italy because it's my art. So I know Feudo di Guagnano is a historic winery. So maybe let Gianvito to introduce a little bit of the winery. Gianvito, ci spieghi un po' la storia, la sì. Lunga storia di Feudo di Guagnano. Sì, Feudo di Guagnano è nata grazie all'unione di tre amici che avevano come missione quella di salvare dall'abbandono i vigneti di Negramaro e Primitivo. Okay, so Feudo di Guagnano was born by three friends, which they goal to save the Negramaro and Primitivo grapes from the obtain. Okay, è nata, so vabbè. La cantina è nata con questa mission e oggi produce ben 19 diversi vini, tra cui uno dei più interessanti e importanti è il Vegramaro. Okay, now they produce 19 labels, so quite a big production, and one of the most important label that they have is this vegan wine Negramaro, which is Vegramaro. It's a game by the name, maybe Gianvito will let us know. Vegramaro. Vegramaro è il primo Negramaro vegano al mondo ed è stato prodotto da Feudo di Guagnano. La prima annata è stata quella del 2015. Okay, vegan wine is the only, the first and the only Negramaro vegan, and the first year that they put on the market is 2015. So this is quite important, the first Negramaro and the only Negramaro in all over the world that you can have a vegan is Vegramaro from Feudo di Guagnano. Wow, bellissimo. Il Negramaro è uno dei vitigni più importanti al mondo per produzione e il nome Negramaro, del vitigno Negramaro, si dice che derivi da due parole, dalla combinazione di due parole. Niger, una parola latina che significa nero, e Mavro, che è una parola greca, greco classico, che significa allo stesso tempo di nuovo nero. Quindi nero, cioè Negramaro, che è
considerato un vino doppiamente di colore nero molto, molto scuro. Questo dice la tradizione, la leggenda. Okay, the legend said that the word, the name Negro Amaro becomes from, primo era latino, Niger, and Mavro. E Mavro, which is parola greca. Greek words that mean black. In Salento we say Niru Maru. Benissimo, sì. Cioè, nero e amaro. E amaro. Chi ha ragione non lo sappiamo, sono due diverse, diciamo, leggende, due diverse storie, chi preferisce la prima e chi preferisce la seconda. Ok, that's two legends that no one knows who is the correct one, but anyway we can say both of the word. So, do you produce the wine only by autoctono grapes or do you use another grapes? E tu produci soltanto con i vitigni autoctoni? Sì, principalmente, quasi tutto. C'è un unico vino che è prodotto con un vitigno internazionale, ma che noi riteniamo essere anche autoctono perché presente nel Salento da tantissimi anni, ed è uno Chardonnay. Perché dico autoctono? Perché in ogni parte del mondo lo Chardonnay ha acquisito delle caratteristiche proprie che lo rendono quasi un vitigno indigeno. Quindi l'unico vino è un bianco ottenuto da Chardonnay. Tutti gli altri sono da vitigni autoctoni. Ok, so they produce the most of things by autochthonous grape. The only grape that is maybe not autochthonous is Chardonnay, but he said it's almost indigenous grape because the Chardonnay is present all over the world, so he can adapt very well to he can grow very well as well to every land. So how did you become a winemaker? Which is your history? Come sei diventato vignaiolo? Comunque hai un'azienda agricola e sei diventato per passione e so che è una lunga storia, però mi piace sentirla. Beh, la mia famiglia, come tante famiglie del nostro paese, Bagnano, è una famiglia da generazioni di vignaioli. Io ho, come tanti, sono, diciamo, i ricordi dell'infanzia. Noi avevamo un palmento di famiglia che durante il periodo della vendemmia aveva questi profumi di mosto, giocavamo con la vinaccia e tante volte, ecco, andavamo anche nelle botti a nasconderci perché questo era l'ambiente in cui noi ci trovavamo. Quindi il mio background è anche quello di aver vissuto sin dall'infanzia in mezzo alle botti, in mezzo al mosto e al vino. Poi i miei studi sono stati studi di tipo aziendalistico in una delle università più importanti del mondo, che è la Bocconi di Milano, per cui, ecco, il ricordo dell'infanzia nel palmento di famiglia poi mi ha portato successivamente a continuare la storia della famiglia. Ok, so Gianvito has mostly childhood memories. So you remember when you used to play in the cellar, you used to squeeze and the grapes. So when you used to go to the wine cellar to play behind the barrel, so he always breathe the atmosphere of the winery because of his family on the winery. So like the most of the families in Guagnano town, because Guagnano is one little town, and it's very important for Chardonnay, for the production of the wine in Salento, which is very, very long time tradition. Then after he remembered this memory when he was a child,
used to he studied the degrees in business administration in Bocconi, Milan, and then after the degree he felt to come back to work in the family business. So that's his, so it's quite maybe from the art decision. So Gianvito, which is the frustrating part of your job maybe you don't like I don't know. Qual è la parte del più difficoltoso, frustrante del lavoro che svolgi? Perché comunque non è lavoro. Sì, a me piace moltissimo questo lavoro e io dico sempre che non c'è cosa più frustrante e più brutta che non avere un lavoro. Io il lavoro ce l'ho nella mia azienda, nella cantina, quindi le giornate passano, diciamo, in maniera veloce e dedicando produttiva grande passione a questo lavoro. Ci sono momenti un po' particolari che come questi che stiamo vivendo in Italia e in tutto il mondo, ma comunque noi cerchiamo sempre di guardare avanti e di trovare un senso positivo a tutto quello che facciamo ogni volta e ogni giorno. E poi il fatto di, in questo momento, il fatto di non avere lavoro è molto contemporaneo, purtroppo, con i problemi che abbiamo con il coronavirus, certo, di lavoro. He said there is nothing more frustrating than not having a job, especially in this period with coronavirus, that everywhere in the world we have the same problem about the job. So he worked with passion in every day, so he prefer to stay there and work with passion, with to do more that he can do and to fight the difficult part of the job, and that's it. Why you have a big relation with your land, with Guagnano, and it's been long relation. So what are you doing to preserve your land, to your your planet, to save the nature? What are you doing? Cioè, cosa fai? Tu sei molto legato alla terra, Guagnano. Cosa fai per rendere migliore questo pianeta, comunque per cercare di non danneggiarlo? Ecco, noi abbiamo iniziato sin dal 2010 a porci un obiettivo molto importante, cioè quello di convertire tutti i nostri vigneti ad una coltivazione vegan, ma anche biologica. Quindi il primo obiettivo di produrre un vino vegan è stato raggiunto, come dicevo prima, nel 2015, con la prima vendemmia. Infatti la prima annata del Vegamaro è il 2015. Il secondo obiettivo, cioè quello di convertire al biologico i vigneti, è stato raggiunto nel 2020 con la nascita di una linea, di un'etichetta che si chiama Vigne Salve, che significa vigneti salvati dall'abbandono e dall'uso chimico dei fitofarmaci. Quindi questo è il nostro obiettivo e il nostro impegno quotidiano. Vegan, vigneti vegan e vigneti biologici. Ok, so they since 2010 they started to goals to obtain two goals. One, to produce vegan, which they scored in 2015, and the second one to produce in biological organic method. And they converted the vineyard in and they did the Vigna Salve, which mean the vineyard saved to the obtain, giusto? Avete il secondo per avete fatto e per produrre le Vigna Salve, quindi questi vigneti. Sì. Ok, perfetto.
Li producete già le vigne salve? Sì, produciamo già, sì. Sì. Okay. Sono un negro amaro biologico, organic negro amaro e un primitivo. Ok. Quindi un'etichetta di vino negro amaro biologico e un'etichetta di vino primitivo biologico. Ok, so they already produce two labels from vigne salve. One negro amaro, one primitivo organic. Ok, perfect, thank you very much. What do you expect about this year? I think you already harvested all the vineyard. So what do you expect? Penso che tu hai già fatto la vendemmia. Sì, abbiamo già fatto la vendemmia, sì, a settembre, a ottobre, ed è stata una vendemmia, una grande vendemmia, sarà ricordata sicuramente negli annali delle migliori annate, perché ecco, io è la prima volta da 50 anni che ho assistito ad una vendemmia senza piogge, quindi non disturbata dalla meteorologia avversa, ed è una vendemmia che ci ha regalato dei negramari straordinari, parlando di negramari ma anche di primitivi, con delle profumi, con delle fragranze molto pulite, con sentori di more e mallo di noce, che sono le caratteristiche dei negramaro del Salento, e questo chiaramente quando i vini sono giovani, e con dei profumi, con delle fragranze di pepe nero e tabacco, quando il vino avrà 4-5 anni di affinamento. Quindi grande, grande vendemmia. 2020, grande vendemmia. Ah, ok. So, he said from the recently harvested, they expect very, very good wine. He realized the first time in 50 years that he worked in the business, he haven't seen any rainy. So they harvest without any water, so any rain. So this is will be in the memories for a long time for everyone. So they expect a very good Negramaro, even Primitivo, with the characteristic hints in the flavor in the wine. So, quindi ci aspettiamo una grande 2020. Grande, sì. Will be extraordinary 2020. So, don't forget to visit my Vegan Wines e-commerce when we have 2020 here. How long is the fermentation? Do you change sometimes? Do you change every year or you like to? Diciamo dai 7 ai 10 giorni a seconda dell'annata. Quindi quest'annata è stata la fermentazione è durata un po' di più perché avevamo l'interesse e avevamo intenzione di estrarre molto più colore dalle bucce dell'uva. Quindi l'annata ha consentito questi 10 giorni di fermentazione e questo consentirà, ripeto, di avere dei grandi vini. Grande Vegamaro. Vegamaro, perfetto. So the fermentation is depending on the vintage, but at least between 7 days and 10 days. This year, in order to have more color, so to squeeze more the skin of the grape, they left for 10 days. So just to get more colored wine. And Vegamaro will be awesome 2020, okay? And then which type of soil do you have, do we have in Salento and the climate where you are? Che tipologia di terreni e che clima ci abbiamo nel Salento? Allora, come ben sai, il Salento è una terra fra due mari. È quasi un'isola, anche se è una penisola. Da una parte abbiamo il mare Adriatico e dall'altra abbiamo il mare Ionio. Quindi è una terra attraversata da venti da oriente verso occidente e viceversa. Se vuoi tradurre così poi continuo. So Salento is in just down the hill of Italy. So Salento is between of two land.
Ionio and Adriatic Sea. So it's, you can think it's a quiet an island. It's quite an island. So between two sea, and they, we have a lot of wind coming from east and west. So that make the particular characteristic climate and the climate. Yeah. Questi venti da oriente a occidente, viceversa, portano con loro una carica di salinità molto importante, perché una parte di questa umidità che proviene dal mare si deposita sui grappoli, che in questo modo hanno questa particolarità di avere nel periodo della vendemmia questo, chiamiamolo sale, questa salinità sui propri grappoli. I vigneti sono su terreni rossi, quindi carichi di ferro, oppure calcarei argillosi. Nei nostri vigneti abbiamo, non so se si vede bene, abbiamo questi fossili, queste conchiglie. Perché? Perché il Salento e le nostre terre, milioni di anni fa, erano delle terre sommerse dal mare che poi sono emerse. Quindi tutto questo conferisce ai nostri vigneti una particolarità che in altri posti non c'è. Ecco, questa è la conchiglia. Vedete? Sì, si vede. Queste, vedi, queste pietre, queste cose, queste particolari. Quindi nei nostri terreni c'è tutta questa, ci sono tutti questi fossili che sono fatti di conchiglie, di pietre, di diciamo, particolarità che rendono i vini molto sapidi, molto particolari. Ok, allora, so, the characteristic of the Salento, which is crossed by wind from east and west, and those wind, when they come, they take the salinity from the sea. So the salt just goes on the soil and then on the grapes. That gives some sapidity even to the wine. Plus the soil is it's red, rich in iron, and some soil are clay limestone. So that Gianvito show us some stones that he took from the vineyard, where you can see these particular stones from millennia that testify the land is very, very, very old and very true land. That's give the characteristics of the soil gives to the wine a particular sapidity that we can taste in the wine. That's so. Devo essere sincero, non lo sapevo della tipologia di terreno così. Sì, il terreno è molto importante, influisce, come dicevo prima, sulla particolarità dei vini di questa zona del Salento. Noi non dimentichiamoci che ci troviamo a nord del Salento, quindi in zone che prima erano sommerse e anche zone carsiche, perché noi abbiamo poca acqua in superficie ma tanta acqua nel sottosuolo, perché ci sono dei fiumi sotterranei, no? Le famose grotte. Castellana è molto famosa per le grotte. Anche qui abbiamo molte cavità sotterranee con la presenza di molta acqua sotterranea. Ok, so the particular things of Guagnano and the land around is that the land that it was underground in the past, now they doesn't have any water up to the soil, but they have the underground a lot of river that goes all around the area, and so does things make the particular even to the wine, the particular sapidity to the wine. Voi fate il blend, so do you blend or do you always use the single grape variety?
voi fate blend oppure utilizzate fare un single variety? Noi produciamo vini, sia vini in purezza, quindi Negramaro in purezza, come per esempio il Vegamaro o Primitivi in purezza, ma anche in blend. Infatti noi abbiamo delle etichette dove utilizziamo percentuali in blend sia di Negro Amaro e Primitivo che di Negro Amaro e Malvasia Nera di Lecce, che come tu ben sai concorre alla formazione per esempio del Salice Salentino DOC Riserva. Ok, so they produce even some single variety wine, even some blend wine from always a DOC grapes. And they blend maybe always the same year. Voi producete solo questo vegano, so you produce only this vegan. Your wine is certified vegan. But can you tell a little bit about the process of the wine? So why maybe you had an idea to produce vegan wines? And why your wine is certificated with vegan. So è anche particolare che voi avete avuto l'idea di produrre un vino vegano in Italia, che in realtà non ci abbiamo una particolare attenzione per questa filosofia. E l'hai anche certificato. Sì. Diciamo, i processi che tu utilizzi per far riscontrare, per far certificare che questo vino è sì, vegano. Allora, Alessandro, in realtà tutti i nostri vini sono vegani. Abbiamo certificato solo il Vegamaro, perché come tu ben sai la certificazione ha anche un costo, e perché volevamo sperimentare pian piano, a piccoli passi, il successo di un vino vegano. Okay. Se vuoi tradurre, poi vado avanti. So to be honest, he said this is the only wine which is certified vegan, but at least all Fedu di Guagnano wines are vegan. But the things that they certificate all this one is because they want to put the attention to this wine. Prego. Devo confessare che prima del 2015 io non conoscevo l'esistenza dei vini vegani, quindi per me era veramente un qualcosa di sconosciuto. Poi grazie ad un'amica, una export manager la cui figlia era vegana, ho scoperto che nel mondo esistono anche i vini vegani. Mi sono incuriosito e da lì è nata l'idea di produrre anche noi dei vini vegani, nonostante in Italia il veganesimo fosse, diciamo, all'inizio. So before 2015, Gianvito didn't know about the wine we can find some or produce some vegan wines, and he knew by the daughter of the friend which is vegan. Gianvito was curious to learn more about the vegan wines, and so he started to have the certification, because he already produced by maybe vegan method. Il processo di produzione che noi attuiamo per ottenere il Vegamaro è un processo di produzione molto rigoroso e rispettoso di quelle che sono le prescrizioni sia dell'ente certificatore, cioè ICEA, e sia anche di ciò che l'etica vegana prevede per la produzione dei vini, e cioè non utilizziamo in vigna concimi di origine animale, non sfruttiamo gli animali né all'interno della vigna e nemmeno fuori per altre pratiche, e soprattutto utilizziamo nella fase di produzione del vino dei chiarificanti di origine vegetale estratti dalla patata. Il tappo che noi utilizziamo è un tappo, è questo qui, non è un tappo
di sughero, ma è un tappo che noi otteniamo, che il produttore ottiene da polimeri estratti da canna da zucchero. La etichetta è un'etichetta riciclata, la bottiglia è una bottiglia leggera, molto leggera rispetto ad altre, e tutto ciò che poi riguarda l'imbottigliamento è sempre nel rispetto rigoroso dell'etica vegana. Quindi dalla vigna alla bottiglia il vino è interamente vegano. Il sigillo viene impresso dall'ente certificatore, perché poi sottopone a delle rigorose analisi questo vino per certificare che non ci sia presente DNA di origine animale o delle sostanze derivanti dal pesce. Ah, ok. So the wine is vegan because of, that's for sure, for about the certification, but because they follow the strictly rules from the ICEA society, which they certificate the wines, so they doesn't use any chemical product, they doesn't use any pesticide. To clarify the wine, they use the product that come from potatoes, so they use the cork from not from a polimeri, no, mi hai detto, scusa. Polimeri plastici derivanti dalla canna da zucchero. Okay, that the cork become from the polymer, I don't know to say, become from the sugar plant. So they use very light bottle, and they use recycled paper for the label. So everything is in order to save the planet, to follow the vegan philosophy and to follow to save the planet anyway. Cioè, comunque sempre per salvaguardare il pianeta, comunque. Certo, certo, certo. L'ottica è certo. Questa. Ok, big question, and two big questions. Why your wine is unique, and can you tell us, or can you tell the people who doesn't know your wine, why your wine, they need to try your wine? I know why, the reason, but we should to let them know. Perché il tuo vino è unico, e visto che non ti conoscono, o perlomeno alcuni non ti conoscono, perché già ha iniziato la conoscenza in America tramite Marica Wines dei tuoi vini, perché li devono assaggiare, perché li devono provare? Perché hanno, io dico, un'eccezionale bevibilità, cioè si fanno bere molto facilmente, perché rispettano, come abbiamo detto, il nostro territorio, e perché di sicuro in questo calice non c'è marmellata, e con questo intendo quei vini estremamente suntuosi, no? E perché noi troviamo sicuramente tutto il profumo e tutta la scoperta del nostro territorio. Ecco, chi beve questo vino chiude gli occhi e pensa al nostro territorio, cioè al Salento, alla Puglia, all'Italia. Sicuramente è un vino che parla la nostra lingua e non può essere confuso con vini di altre regioni. Ok, so Gianvito said the wine is have the exceptional drinkability and frankness. So when you drink this wine, you doesn't taste the jam, the marmalade, but you taste the freshness, you taste the territory, and this is very recognizable wine of the Salento. So maybe it's time to taste. È ora di assaggiarlo, perché... Eh sì, eh. È ora di assaggiarlo, ora. I already opened for lunch, so I have tested. Can you see the label? Can you see well the label? Yes, you can see well the label.
So even from the color, it's quiet, brilliant color. It's ruby red, but brilliant. È un rosso rubino veramente brillante. Certo. Brillante. Io non l'ho assaggiato ancora. È la prima, assaggiamo. Prima volta. È un vino bellissimo, veramente al colore, ma soprattutto al naso e in bocca. È straordinario. Because usually the Negramaro are very, very, very dark. This one is dark but bright. Wow. On the nose, Alessandro, questo vino ha un solo problema. Purtroppo si finisce subito. Bravo, si finisce subito. La bottiglia si finisce subito. Allora, io l'ho detto con onestà, non l'avevo assaggiato prima, solo a pranzo. I tested for the first time lunch, just today. And I can see the nose, it's quiet, elegant, which is unusual for wine from Salento. Il naso è molto elegante e non è facile nel Salento trovare un vino con questa eleganza. And the wine that for me it opens with tobacco, hints of tobacco, and then carob. Si apre col tabacco e il e con la carruba. Sì. E con la carruba immediatamente. E c'è with background of vanilla, il pepe, vanilla pepe, pepper, sorry. Ti posso suggerire un abbinamento? Sì. Maccheroni con ragù di lenticchie. Un piatto vegano straordinario. Wow, I didn't know. So Gianvito suggested to taste with macaroni, which is typical pasta of south of Italy, Salento especially, with ragù, lentils ragù. Wow, dobbiamo avere la ricetta. We should have the recipe. Sì, straordinario. Oh, that is unbelievable. Then we have... noce moscata, nutmeg, then bell pepper and black currant. Ho detto che noce peperoni. Moscata, sì, peperoni e currant. Madonna mia, scusami, mirtilli, ribes. And then let's taste. The taste is dynamic, get the momentum from perfectly integrated tannins with the great acidity, and then the palate is populated by red fruit. Ho detto che è molto dinamico il sorso, con questo tannino che entra leggero, perfettamente, che entra perfettamente integrato nel palato e poi lascia il palato completamente a questa frutta rossa, non l'avevo sentito a pranzo, per poi lasciarti salivare la bocca questa sapidità che non avevo sentito. E poi è anche molto lungo, perché io lo sento ancora in bocca, veramente. E ha una spalla acida molto equilibrata, molto interessante, sì. Che per certi aspetti quasi lo... ecco, può anche trarre in inganno per certi aspetti, perché quasi non assomiglia, come dicevi tu, ai classici vini del sud, che sono molto caldi. Invece qui c'è veramente tanto da scoprire. È un vino, e io dico sempre, è un vino che va bene soprattutto e anche quasi... perché vedi che non disturba, è un vino che può essere tranquillamente bevuto come aperitivo, perché ecco, non necessariamente in abbinamento a dei piatti importanti, ma anche semplicemente così. Ecco. Una domanda poi traduco. Secondo te, abbassandogli la temperatura leggermente, come lo vedi? Allora, d'estate, infatti, ti ringrazio per aver fatto questa domanda, perché d'estate, soprattutto in quelle regioni o in quelle nazioni dove fa tanto caldo, mezz'ora di frigorifero, solo mezz'ora, quindi io utilizzo questo escamotage, mezz'ora di frigorifero lo rende veramente straordinario, perché io parlo del Salento, qui d'estate abbiamo almeno quei 35-36 gradi, il bicchiere è caldo,
noi stessi siamo caldi, un vino leggermente rinfrescato, non raffreddato, ma rinfrescato come il Vegamaro, è straordinario nel vero senso della parola. Ci dà quella sensazione piacevole di assaggiare un vino che merita veramente tanto, perché è anche, ripeto, come dicevo, da aperitivo, da solo, così, per il gusto e il piacere di assaggiare un, ed è un Negramaro, un rosso, quasi stessimo assaggiando un rosato, però questo è un rosso che si presta bene ad essere rinfrescato. He said that this one is unusual because you can see the color and you can see in the mouth is the body, which usually in Soft of Italy we have a very full body wine with jam, with marmalade, and this one is not like that. So you can be confused maybe if you don't know this is Negramaro. And I asked to Gianvito, because he said maybe we can taste this wine, it's enjoyable. Enjoyable even for aperitif, even for before a meal. And I asked if we can maybe cooler the wine before drink, because in Salento we have the tradition that sometimes the grandfather put the wine into the fridge in order to cooler, especially during the summertime when the glass is warm, when we are warm, so we need to maybe cooler the wine. And he said he like to put in the fridge maybe 30 minutes before drink, and still very, very nice to enjoy by the sea, by the beach, just while you're watching a beautiful sunset down to the Adriatic part. Alessandro, mi viene in mente, poi ecco così, giusto, lancio un altro abbinamento, un'altra ricetta che io ho provato oggi a pranzo con il Vegamaro, spaghetti al pomodoro con una spruzzata di mandorle grattugiate, è veramente qualcosa di spettacolare. He suggested to try, because he tried it today in lunch, spaghetti with tomato sauce and then almonds, sliced of almonds on the top. Mandorle grattugiate, ok. Quanto tempo si può invecchiare secondo te? Perché 2015 voi ci avete già 5 anni, un vino di 5 anni. Sì, perché con questa bella acidità, questa bella freschezza... questo è un vino che per avere questa intensa spalla acida, questa forte spalla acida, dove per spalla acida intendiamo un pregio del vino e non un difetto, perché in enologia, in sommelleria, dà questa potenza al vino nella durata. Io penso che questo vino almeno per 10 anni può dare tanto e può esprimere il massimo della sua longevità e anche espressività. Noi ogni tanto assaggiamo qualche bottiglia di 2015 ed è ancora un vino veramente straordinario. Quindi io direi di darci appuntamento ogni tanto, sì, ma fra, diciamo, altri 5 anni per assaggiare l'annata 2015. Secondo me avremo delle risposte, delle un'esperienza da fare veramente straordinaria. Chiaramente si evolverà nel colore e nel gusto, ma sicuramente sarà una grande, diciamo, risposta ad un Negramaro fatto in questa maniera particolare, che è, diciamo, inusuale per certi aspetti. So I asked to Gianvito, how long is the shelf life? Because we have a lot of acidity, we have a great acidity, so I think the wine can have a longer shelf life. And he said we can maybe attend the wine until 14 years. So we should get appointment in 2025 in order to try the 2015, which was the first vintage. So maybe if you have more 2015 in your
in your cellar, we can start to sell in Madiga Wines e-commerce next year. Se ce n'è ancora, magari li mettiamo in vendita nel 2015. Quell'annata è, diciamo, archiviata per delle degustazioni particolari, per vedere appunto l'evoluzione nel tempo, perché a noi serve anche come ricerca per capire che cosa può accadere a questo vino nel corso degli anni, perché parliamo sempre di un vino fatto con delle tecniche che non sono convenzionali, ma che devo dire però sta dando degli ottimi risultati per certi aspetti, forse anche superiori a quello del Negro Amaro convenzionale. Questo dobbiamo, ecco, ringraziare gli amici vegani e tutti coloro che di questo mondo fanno parte, perché con i loro consigli, con le loro esperienze riescono anche a spingerci a fare delle cose particolari e molto interessanti. Okay, so the 20, 15 years of the wine, they live in the cellar. They have some bottle because they have to try to taste for some great wine tasting. And they need to understand how the wine develop. And also they thanks to the vegan wines, the philosophy of all the people, because they start to produce these Vegamaro for them to follow this philosophy, otherwise they wouldn't start to produce this type of wine, which is really unusual in Salento. This is, I think, is a unique Negro Amaro in Salento, of that philosophy and that production or method. Ok, penso allora che possiamo salutare tutti quanti. We can maybe say bye bye. I don't know if friends you would like to ask some question, or maybe we can. Yes, I do actually. So I just wanted to say to everyone that when I went to visit, first of all, I was just so grateful that I can go South Italy now with a purpose, you know, because when we go to Italy, it's to visit the vineyard. So we were so happy that we found one in South Italy, and just the story behind it, because they pay so much attention to this vineyard in Salandro. So it's care from the soil all the way up. So, you know, they're doing good with the environment from the soil up, and it's just the best pasta dishes I've ever had in my life. And also, every time I went to a restaurant and I asked for wines that are vegan, that's the bottle that every restaurant gave me. They came out with the bottle and they said, yeah, we have a vegan wine. And so they were so certain of it. They're like, we have the vegan dish and we have the vegan wine for you. So it was amazing. I think I gained like 10 pounds when I was there because the pasta is so delicious. But it's just, you know, the care and the details, you can taste it. And like Alessandro said, it's a strong character wine, but it's also light at the same time. So it can go from just like light social eating to a hearty meal. It's very diverse, very diverse. And you will learn more about this at veganwines.com. And we, you know, they started out small, but they're going to keep going because this is the future. This is the old winemaking bringing back now. Exactly, so, exactly. Thank you so much. And oh, I just wanted to ask the label, right? And also the painting that's on the wall. They're all the same artist, correct? Gianvito, ha capito dell'etichetta del disegno? È sempre lo stesso artista? Sì, è sempre lo stesso artista, si chiama Mario Miccoli, un nostro carissimo amico, che è lo stesso artista che ha fatto questo dipinto. Guarda, che vedete alle mie spalle, questa grande tela che è un 3 metri per 2, vedete, si riconosce lo stile, è una tela che noi abbiamo, un dipinto che abbiamo nella sala degustazione della nostra cantina, ed è una tela che descrive la storia della nostra cantina. Ah, okay. Okay, Francis, the same artist and the same artist of the frame just behind Gianvito.
She's in the wine cell, wine tasting room in the cellar. This is the represent the history of the winery of Pedro di Guagnano. Ecco, it's beautiful. Well, okay. Thank you so much, Alessandro Giovanni. Thank you very much, Gianvito. Thank you, Francis. Ciao, grazie. Ciao, tanti grazie. Saluti agli amici e fratelli americani. Ciao, saluti dall'Italia. Ciao, ciao, thank you.